Ciutella, al tempio, alla regina, il buon dì della morte, andiamo a dare. Dise la pininette, dire 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 la sonnette, dire 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 le corvoi. Qualcun altro? E allora andiamo a sentire quel signore lassù, guarda. Sento questo silenzio, questo ronzio, vedo questo sole, questa gioia meravigliosa che è vivere fra queste cose povere. Venivo qua, in questo punto qua, e guardavo le montagne, questa curva delle montagne, che voleva dire la vita, l'avvenire. Chi era Mario Soldati? Era un uomo straordinario. Se la cosa non suonasse riduttiva, direi che Soldati è stato un intellettuale di strada. La strada era quella che lo portava a conoscere meglio qualche cosa. Soldati era un uomo curioso, vivace, che amava la vita. Quindi coinvolgente, travolgente, imperante, presente. La cosa che colpisce di Soldati è forse la libertà del suo rapporto con i mezzi di comunicazione di massa. Mario Soldati è innanzitutto uno scrittore. Dicevo che ero nato per scrivere romanzi e novelle, e basta. Avrei certamente, con un po' di buona volontà, potuto menare innanzi, di pari passo, storia dell'arte e fiction. Invece, rinunciai alla borsa di studio e buttai tutto all'aria. Forse volevo soltanto sfogare nel modo più folle un istinto di ribellione. Mario Soldati era un uomo del 1906. Era un liceale torinese che ha fatto la scuola dei gesuiti. E lui ha questa ombra di un cattolicesimo cupo, ma dall'altro lato ha anche centrale l'educazione gesuitica, che è molto profonda e addirittura, secondo me, forma anche la sua maniera di pensare. Tutto quello che ho imparato nella vita, dopo i gesuiti, io l'ho imparato qui. È la vecchia sede dell'Università di Torino. Questo posto era vivo allora. Fra i più grandi ingegni dell'università italiana erano tutti qui. Soldati si laurea con Lionello Venturi, figlio di Adolfo Venturi, il grande storico dell'arte, a 21 anni, e vince una borsa di studio all'Istituto d'Arte di Roma, diretto da appunto Adolfo Venturi. Un inizio di carriera di critico accademico nel campo di storia dell'arte e naturalmente l'inizio della sua carriera vera e propria di narratore con lo straordinario primo libro Salmace, la raccolta di racconti del 1929. Passa a Roma 6 mesi, nel frattempo arriva un'altra proposta di borsa di studio sempre da Lionello Venturi, questa volta la Columbia University. Mario Soldati e l'America. Nella prima metà del Novecento non era consueto per i ragazzi, gli intellettuali, rivolgersi agli Stati Uniti d'America. In quegli anni ancora era l'Europa, la Francia, la Germania, casomai l'Inghilterra. E invece la fortuna di Mario Soldati è stata quella di andare giovanissimo negli Stati Uniti d'America, a cui dedicherà un romanzo formidabile, America Primo Amore, nel 1935, e fare, negli anni in cui l'Europa era assorbita dalle vicende del fascismo, poi del nazismo e del comunismo, e fare un'esperienza che lo avrebbe catapultato verso la modernità. Sì, da ragazzo a un certo momento ho lasciato tutto e sono andato in America. Anche se in principio ho avuto tutte le comodità, le assicuro che l'America è sempre un salto enorme. Quella che Soldati racconta
non è semplicemente un'esperienza di viaggio, è un tentativo di seconda nascita, il progetto di un'emigrazione, di una trasformazione radicale della vita. Tutti i miei compagni di viaggio erano degli emigranti italiani che andavano in America, cioè per la prima volta, quelli che stanno accovacciati per terra, quelli che stanno a prua. E poi li ho rivisti allo sbarco. Noi eravamo divisi dagli americani in due e credo che la polizia americana ancora oggi, non sono sicuro, ma fino a poco tempo fa ancora divideva gli italiani in due. Italiani del nord da una parte e gli italiani del sud da un'altra parte. È il viaggio in America a cambiarlo, il viaggio in America a trasformare questo ragazzo cattolico, un po' represso, eccetera, in un grande curioso, appunto, in un grande viaggiatore. Dopo il viaggio in America, Soldati non sarà più lo stesso. E lì l'ambiente universitario, il primo matrimonio, i primi figli. Io avevo vissuto 2 anni in America, avevo una moglie e dei figli in America, la mia prima moglie era americana. E poi a un certo momento i soldi della borsa di studio sono finiti e io ho continuato a stare in America lavorando. In America, insomma, è nato quello che è considerato forse il libro più bello che ha scritto, no? E che è America prima amore. America prima amore è l'opera in cui Soldati affronta per la prima volta la forma scrittura di viaggio, la forma reportage, dimostrando una capacità straordinaria di personalizzarla sul piano della intensità esistenziale. In questo momento, mentre scrivo, New York esiste, lontano, lontanissimo. Non sembra possibile, ma esiste. Un luogo amato e lontano è come una salma che dipende da noi resuscitare e che chiede continuamente di essere resuscitata. Tormenta, distrae, divide la nostra vita e assale talvolta in pieno giorno, nell'attenzione delle opere, col suo fresco, reclamante fantasma. L'attualità di Soldati viene anche dal suo stile, secondo me. Ossia, ha una scrittura che non risente degli anni. Si possono leggere delle cose che ha scritto negli anni 30 e sono ancora molto attuali e in un italiano freschissimo. Uno degli elementi di maggior forza letteraria di America prima amore è proprio la capacità di rappresentare se stesso attraverso un uso estremamente originale della voce narrativa, del modo di narrare. Ogni personaggio di uno scrittore è in parte, in qualche misura, lo scrittore stesso. C'è un capitolo che racconta che in America io ho fatto perfino lo sguattero. Questo sì, è completamente autobiografico. L'uso che Soldati fa quasi sistematicamente del narratore che racconta la propria storia è molto importante anche da un punto di vista, diciamo, di lealtà conoscitiva con il lettore. C'è una verità interna nella letteratura, c'è una verità psicologica delle azioni, dei personaggi e qualche volta i paesaggi, i luoghi, i monumenti, gli elementi descrittivi, pittorici, visivi, non sono che la proiezione dello stato d'animo dei personaggi. E poi è approdato al cinema di Roma. Roma, l'hai scelta a domicilio per... Al ritorno dell'America per il cinema, perché io dovevo lavorare, non potevo fare niente altro che il cinema, io ho fatto il cinema e il cinema si faceva a Roma. Quando arrivò Soldati, in un certo senso, l'esperienza cinematografica aveva cominciato a pervadere Roma. In nome di cosa? Di questi provinciali famosi che venivano a fare i registi a Roma. Non c'era ancora Cinecittà, che ci sarà dal 1937. L'artificio, sempre, è alla base del cinematografo.
ma non bisogna prendere questa parola in cattivo senso. Se i risultati sono buoni, l'artificio è senz'altro sinonimo di arte. Arte, cioè istinto, ma anche lavoro, preparazione, pazienza, coscienza e intelligenza. Il mondo del cinema in cui Mario Soldati si forma è il mondo del cinema cosiddetto dei telefoni bianchi degli anni 30, ma è più in particolare il mondo della Cines di Emilio Cecchi, grande letterato, critico letterario che si trova a capo di questa, della più importante casa di produzione italiana, e Camerini è il suo maestro. Camerini, grande maestro della commedia, negli anni 30 è lì che Soldati impara a fare cinema. Io ho cominciato a fare il cinema nel 1931, esattamente battevo il Ciak con Camerini. Io avevo già scritto tre libri e battevo il Ciak, perché non ero, ero il terzo aiuto. E il cinema che impara è un cinema che è, diremmo, di schietta imitazione hollywoodiana. Quello stile, quell'idea di cinema, e soprattutto quell'idea di cinema un po' all'americana, Soldati se la porterà dietro in tutta la sua carriera. Si capisce che lui aveva attenzione, amore e capacità per fare sia il genere drammatico sia il genere comico. Era capace di fare un film tratto da Salgari, ma era poi capace di fare addirittura tre film tratti da Fogazzaro, che è uno scrittore che nel Risorgimento ha avuto un'importanza notevole. Mario Soldati era già uno scrittore affermato da giovane, e all'inizio degli anni 40 gira un film, Piccolo Mondo Antico, che ottiene un successo strepitoso, a parte che è legato a un'immagine meravigliosa di Alida Valli, che diventerà dopo quel film, lo era già in precedenza, ma diventerà ancora di più la diva più amata dagli italiani. E soprattutto quel film resterà nella memoria, resterà nella storia del cinema. E si ha raramente la vicenda di un uomo che sia nello stesso tempo un grandissimo scrittore e un grandissimo regista cinematografico. Probabilmente, grazie all'esperienza americana che abbiamo visto, Mario Soldati riuscì ad esserlo. Piccolo Mondo Antico, secondo Soldati, nasce per caso. Lui fa quel film per non farne un altro, per non fare un film di propaganda fascista. E addirittura lui diceva di non aver mai letto il libro di Fogazzaro. Io non avevo mai letto Fogazzaro e ho firmato alle 6:30, 7 di sera. Sono corso a casa, ho preso il libro, sono andato al ristorante a mangiare leggendo e ho finito alle 4 di mattina e ero inondato di lacrime, dalla gioia e dalla commozione, perché è uno dei libri più belli, più commoventi che si possa leggere. Piccolo Mondo Antico, che è un grande successo all'epoca, è davvero una sorta di incontro magico tra un giovane regista, perché non dimentichiamolo, Soldati è un regista abbastanza giovane quando lo gira, a 34 anni. Piccolo Mondo Antico è il primo film di realismo storico, come poi anche Malombra, che ho fatto due anni dopo. Primo film di realismo storico, perché io per la prima volta sono andato a girare esattamente in tutti i luoghi indicati da Fogazzaro, proprio sui posti veri. Questo ci consente di scoprire tutto il Soldati lacustre, perché ci sono anche i grandi laghi di Soldati, sono Orta Mia, un piccolo documentario alla fine degli anni 50, ma anche i due laghi su cui sono ambientati i due grandi film dei primi anni 40, Piccolo Mondo Antico e Malombra, non dimentichiamolo, che è un altro grande film di lago, un altro grande film nordico del regista. Fermatevi, dovete ascoltarmi adesso. Cosa farebbe questo tavolo, signor Silla? È stato mio zio che vi ha mandato qui a fare la spia? In che ambiente avete vissuto finora, Marchesina? È questa la vostra nobiltà? Allora vi giuro che la mia vale molto di più. Intanto voi fate la vigliaccheria a tenermi qui per forza. Andate, andate pure, state tranquilla.
fatto. Se poi avete temuto di un progetto di matrimonio con la Marina di Malombra e Corrado Silla, vi siete ingannata, perché voi siete incapace di disprezzare la ricchezza come la disprezzo io. Fermatevi adesso! Che cosa fate? Scendete, scendete subito, è pericoloso! No, spingete! Vado a casa! Ma non potete da sola, scendete! No! Al timone! Al largo, contro vento! Soldati partecipa tra i vari film della Cines ad Acciaio di Ruttmann, che va malissimo, lui insomma viene un po' estromesso al mondo del cinema e si ritrova a scrivere, se ne va a scrivere sul Lago d'Orta. Ho abitato 2 anni sul lago d'Orta, in un piccolo paese di 90 abitanti, Gorgogna. Un posto ideale per uno scrittore. Sì, infatti in 2 anni ho scritto 3 libri, America Primo Amore, appunto, La Verità sul Caso Motta e L'Amico Gesuita. Lui aveva la mania di prendere appunti su tutto, aveva sempre sul comodino dove dormiva una matita e un taccuino, perché mi diceva che si svegliava con delle idee e doveva metterle giù, che poi l'avrebbe usate nei libri o in quello che era. Lo spazio più significativo del lavoro letterario e intellettuale di Soldati è strettamente a contatto con la natura e caratterizzato da una piccola solidarietà amicale con una serie di figure familiari di questo piccolo paese sul Lago d'Orta. 25 anni fa il Lago d'Orta era senza pesci. Una fabbrica di prodotti chimici, col suo scarico, aveva inquinato le acque del lago. E oggi? Mi dica un po', come vanno le cose oggi, eh? Oggi i pesci non ci sono, perché li mettono nel lago e non vivono. Sempre così. Sono cambiate tante cose. Sono passati tanti anni e i pesci del Lago d'Orta non ci sono. Soldati per tutta la sua carriera fa un cinema che è diversissimo dalla sua letteratura. Non c'entra assolutamente niente, questa è una cosa che notano in moltissimi. Soldati, scrittore, uno scrittore estremamente riconoscibile, con degli intrighi molto precisi, addirittura con una scrittura precisa. Soldati, regista, fa tutt'altro e si incarna quasi in varie figure diverse, l'una dopo l'altra, dai grandi adattamenti letterari degli anni 40 alla Provinciale, che è un film estremamente moderno, un adattamento da Moravia che è organizzato con una serie di soluzioni visive e narrative che sembrano pensate 10 anni dopo. Percorso tutti i canali dell'espressione, della comunicazione e della narrazione. È stato uno dei primi che si è fatto anche stimare da produttori americani come David Selznick, che era il produttore di Via col Vento, e non solo, ma era il produttore di Hitchcock, quindi insomma diciamo delle frequentazioni molto alte. E alla fine questo Policarpo, che è una sorta di addio al cinema, involontario, credo, perché lui non sapeva di star girando il suo ultimo film, in cui mette in fila tutte delle figurine così amate, ottocentesche. Ma un minimo di garbo se non di rispetto. Patapumpete, ma dove siamo? Figurine che ricordano quelle di un altro film che lui aveva girato nel dopoguerra, Le miserie del signor Travet. Posse Travet, tanto piacere di vederla. Anch'io, ma... È lei che mi ha rovinato quella ragazza. Si tenga nei termini, io non ho rovinato nessuno. Ascolti bene quello che le dico. Io non ascolto niente, perché devo lavorare. Che cos'è tutto questo baccano? Ah, è lei, Monsieur Travet. Lei si distingue sempre. Policarpo, rispetto a Travet, è anche lui un impiegato ministeriale, ma è un po' più meschino. Ma dove siamo qui? Siamo in Trastevere? Giusto appunto, signor Capufficio, stavo dicendo Piazza Montanara, che è lo stesso quartiere. Basta attraversare Ponte Garibaldi. Oh, senta, intanto lei, quando parla con un suo superiore, salsa in piedi, sa? Ma io sono in piedi. Quello è tutto? Tutto. Soldati lo ama un po' meno, questo personaggio interpretato da Renato Raschel. Io dico che bisognerebbe lavorare di più. Veniamo in ufficio alle 8. Ebbene, è tardi.
Propongo che da domani mattina si anticipi l'orario alle 7. Alle 7. Come si chiama lei? Policarpo De Tappetti, ufficiale di scrittura. Policarpo, diciamo che è un po' l'anello mancante fra Travet e Fantozzi, che arriverà una quindicina d'anni dopo. So da destra uno squillo di tromba. A sinistra risponde uno squillo. Ecco appare un drappello schierato. Ecco un altro che incontro gli viene. Bravo De Tappetti! E con il cinema Soldati, lo si sa, ha vissuto per tutto il suo percorso intellettuale un costante rapporto di odio e amore. Soldati voleva essere scrittore, cioè ha tenuto sempre ad essere scrittore, ha sempre ripetuto che lui il cinema non piaceva farlo e quando ha potuto si è messo a fare dell'altro. E Roma, vista in una prospettiva negativa, è diventata una sorta di topos anche della riflessione della scrittura di Soldati. Roma, cioè la amo molto, ma ho sempre avuto dentro di me un grande risentimento con Roma, una città importante, molto importante della mia vita, ma dalla quale io ho sempre cercato di sfuggire in qualche modo. È una città che ruba dentro. Incantevole, svuota, incantevole, no? Ma per me molto funebre, molto funebre. A Roma spegne, dice. È una città che spegne. La verità è che lui in realtà a Roma a fare il cinema ci si trovava benissimo e godeva anche un po', non dico a spegnersi, ma a perdersi tra le comparse, nel mondo di Cinecittà, nel mondo del, in questo mondo un po' colorato e volgare. Il rapporto di Soldati con Roma è sempre stato un rapporto estremamente difficile. Soldati ha tenuto una conferenza a Roma intitolata Torinesi a Roma, in cui ha teorizzato la propria avversione nei confronti della capitale. Non so mai se vivrò abbastanza a capire veramente che cos'è Roma per me e che cos'è Roma in sé anche. È ancora un enigma. È ancora un enigma, sì. Roma e Mario, e questo è un problema. Tuttora è un problema aperto, perché amava Roma e l'odiava allo stesso tempo. Io sono partito da questa immagine, cioè? Perché è un sogno che io facevo continuamente, che ho fatto molte volte, cioè di attraversare Roma in macerie. Ma non era odio per Roma, il contrario, era amore, perché era un sogno angoscioso, era una cosa terribile, è come vedere morta una persona alla quale si vuole bene. Quindi io amo Roma. Beh, lui ha scritto un libro che si chiama Contro Roma, il titolo spiega tutto, che lui sosteneva che tutti i malanni dell'Italia principalmente venivano da Roma, perché c'era da una parte il Papa e dall'altra parte i politici, i politicanti, i politichesi. Per me quello che non mi piace di Roma, quello che di Roma sento la repulsione, che sia dello stesso tempo capitale dello Stato italiano e capitale del cattolicesimo. Questa ambiguità credo che sia una palla al piede per lo Stato italiano e anche per il cattolicesimo. Queste due cose, il Papa e i politici assieme, sfracelli. In realtà è soltanto dagli anni del miracolo economico che Roma diventerà una città così odiata. Basti vedere come è descritta nelle lettere da Capri, una descrizione invece molto positiva, bellissima. E fu di nuovo a Roma, d'estate, con Gen, come 4 anni addietro. Nel ricordo, nella naturale rievocazione del primo sboccio del nostro amore, passammo alcune ore serene, felici, quali da tempo non ne avevamo. Il caldo, la piazza vasta di sole, l'ombra accogliente della trattoria, l'allegria e la libertà dell'uso italiano, i cibi freschissimi, il vino giallo e gelido e quella brezza di mare detta ponentino, che anche nelle più torride giornate estive non manca mai di levarsi verso le 2 del pomeriggio e di spirare attraverso la città. Tutto ci riconciliava per un momento con il nostro destino. Tornavamo ad accettare, ad amare la vita. E qual era questa trattoria?
Ma nessuna trattoria in particolare. Una trattoria qualunque di Piazza Navona. A lui la volgarità di Roma piaceva, anche se ci sono dei filmati in cui lui addirittura dice che la cosa più bella di Roma è la stazione Termini. Ma perché? Perché è bellissima la stazione di Termini. Guarda, è uno dei pochi esempi dove l'architettura moderna si sposa con le rovine, la palma, guardi le linee come sono belle, come sono eleganti. Lei non ci incanta, no. E si sospetta che lo sia perché è il posto da cui si parte. Ho questo ricordo di Mario alla stazione Termini che prendeva un treno e la cosa bellissima era questa, che ci ho pensato adesso tanti anni dopo, che lui metteva un fazzoletto così lungo, bianco, fuori dal finestrino del treno mentre il treno partiva, che noi dovevamo vedere fino all'ultimo e poi ovviamente andava via. È un'altra la ragione per cui Termini le piace di più. Quale? Cosa? Ma l'ha già detto lei, l'ha già detto prima, perché di qui si va via, si parte. Ma non è vero che io non amo Roma. Non è vero che io non amo il cinema. Semplicemente amo ancora di più la letteratura e Torino. I luoghi di mio padre sono essenzialmente Torino, il Piemonte e il Nord, che lui non ha mai in tutta la vita dimenticato. Appena poteva tornava a Torino e poi mi diceva però è meglio vivere a Milano. La cosa curiosa è che Soldati, che è sempre stato questo grande cantore di Torino, poi a Torino ha deciso di non viverci mai. È come se Torino dovesse rimanere una sorta di luogo di altrove che lui idealizza. Le vie dritte portano fuori e il cerchio, è la città fatta a cerchio casomai che chiude. L'utopia di Soldati in qualche modo è risiedere, ad avere radici in un luogo, ma contemporaneamente non essere vincolato, poter essere costantemente in movimento. Io vi ricordo che in fondo alle vie rettilinee infinite di Torino, guardando o verso la montagna o verso la collina, fin da quando ero piccolo io pensavo sempre ad andare all'infinito, al mondo. Torino e Roma, che hanno un'importanza naturalmente determinante, biografica e culturale, non sono città scelte, perché Torino è la città natale di Soldati, poi anche ovviamente la città della sua formazione culturale, Roma è la città, come dire, dei suoi percorsi professionali. Quindi un personaggio che aveva saputo coniugare la sua cultura, la sua preparazione e la sua sensibilità con gli strumenti di espressione che arrivavano con il tempo. Ci sarà poi dopo il rapporto anche con la televisione. Microfono. Chissà se attraverso la televisione l'io solitario dell'autore moderno non possa un giorno parlare all'io egualmente solitario dello spettatore moderno, come il cinema non avrebbe mai potuto fare. Voi non mi crederete, ma è vero. Sono venuto qui in via Merulana con tutto questo apparato della TV per un capriccio. Mario Soldati non poteva non arrivare alla televisione. Ha adattato e ha usato tutto ciò che aveva imparato, mettendolo al servizio di una forma di reportage che è stato praticamente un punto di riferimento obbligatorio. Cari telespettatori, buonasera. Se vi fosse offerta la possibilità di un viaggio, che viaggio fareste? La dimensione del viaggio è assolutamente decisiva per la comprensione della figura di Soldati e della sua opera, perché conferma un suo atteggiamento esistenziale di fondo che è strettamente legato allo spazio visto attraverso il contrasto e il movimento. Il viaggio poteva essere in America, come semplicemente sul Delta del Po. Dico semplicemente, ma
Viaggio sul Delta del Po a quei tempi fu una scoperta. Che cos'è viaggiare? Viaggiare è conoscere luoghi, genti. E qual è il modo più semplice, il modo elementare di viaggiare? Ma è di mangiare, di praticare la cucina di un paese dove si viaggia. Il viaggio lungo la Valle del Po viene girato soprattutto nel 1956, va in onda nel 1957. È una trasmissione storica per molti motivi. È la prima volta che la RAI propone un programma che abbia per argomento il cibo. Perché se voi ci pensate bene, nella cucina c'è tutto. C'è la natura del luogo, il clima, quindi l'agricoltura, la pastorizia, la caccia, la pesca. E nel modo di cucinare c'è la tradizione di un popolo, c'è la storia, la civiltà di questo popolo. Lui aveva già capito che la televisione avrebbe preso il potere perché entrava in tutte le case e allora ha fatto quella cosa lì sul cibo, che è un'altra di quelle cose che gli italiani amano. Cosa guarda, signorina? È incuriosita? Sì. Beh, venga, venga qua che la presento ai nostri telespettatori. Non stiamo facendo un film. Si figuri cosa stiamo facendo? Sono 2 mesi che noi giriamo nella Valle del Po. Indovina fare che cosa? Alla ricerca dei cibi genuini. La televisione che lui si inventa è una televisione strana, una televisione in cui lui non gioca a nascondersi, ma ancora una volta, come forse fa anche la letteratura, gioca a esibirsi, a esibire se stesso e, come si dice una volta, i potenti mezzi della RAI. Vediamo i furgoni, i camion, cioè vediamo molto la macchina, la messa in scena. Devo essere grato alla televisione italiana che mi ha messo a disposizione quanto occorreva per fare questo viaggio. 6 automezzi, truck sonoro, lampade, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, che qui vedete in carovana nella Valle del Po, nell'alta Valle del Po. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza! Aveva un occhio per la macchina da presa, ma anche per le riprese d'attualità. Attenzione, ai lati, fermi, fermi! Prego sorridere! 1, 2, 3, fatto! Venti, porta le macchine, le lampade, tutto, via, il vento, via! Il suo approccio è confidenziale, però sempre rigoroso. Non c'è una sbavatura. Scusi, signora. E lei? È lei che ha preparato il pranzo di nozze? Sì. Ah, sì? Senta, mi faccia il piacere, vuole dire ai nostri telespettatori che cosa ha preparato? Dica il menù, insomma, dica che cosa ha preparato. È la curiosità e lo stile, evidentemente, che fanno la bellezza di questo viaggio. Se volete trovarvi bene in Italia, dovete scoprirla per conto vostro, affidandovi alla vostra fortuna e al vostro istinto. Perché da noi tutto ciò che ha un titolo, un nome, una pubblicità vale in ogni caso molto meno di tutto ciò che è ignoto, nascosto, individuale. Soldati diceva che per mangiare bene bisognava abbandonare l'asfalto, cioè andare lontano dalle strade asfaltate, andare nelle stradine, nelle osterie non segnalate. Tutte le volte che la trattoria di cui parlo si trova in una località particolarmente disagevole da raggiungere, per esempio strada non asfaltata o, meglio ancora, strada non carrozzabile, resta genuina. Mario non era un mangione, non mangiava tanto, mangiava delle cose semplici. Insalata, era fissato con l'insalatina di campo, una frittata, del vino di quel posto, e a lui bastava. L'insalata di radicchio credo che sia stato il pretesto della nostra conoscenza. Io sono venuto qui una sera e Tinfena mi ha dato dell'insalata di radicchio raccolta qui intorno, buonissima. Voleva delle cose buone e se ne accorgeva, Se ne accorgeva subito. Bisognerebbe cercare il più possibile di
di mangiare e di bere, per mangiare, per bere cose genuine, prodotti che sono fatti nel raggio di 50 chilometri dove ci si trova. L'ideale, sentendolo parlare, ma anche leggendolo, era una trattoria, se non un'osteria con cucina, fuori mano, possibilmente, senza casermoni intorno, dove mangiare delle cose estremamente semplici, affettati, formaggi. Per esempio, entra da Cantarelli, che già allora era un locale di campagna ma stranoto, e vede che sulla bilancia c'è un culatello e sa benissimo che cos'è un culatello, però chiede che cos'è quello. Quello che c'è qui sulla bilancia, che cos'è quello? Questo è il famoso culatello, tipico delle zone. Lui, che pure sapeva già le cose, ha l'accortezza di mettersi dalla parte del telespettatore medio. Permetta che faccio vedere, questo qui sarebbe il famoso culatello. Il culatello è la parte magra di un prosciutto crudo. E poi come cucinate qui la faraona alla creta, cioè fa delle domande assolutamente pertinenti. Fate anche la faraona alla creta? Sì. Noi l'abbiamo provata dall'altra parte del Po, a San Martino in Beleseto, sì, vicino a Cremona. Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza. Era una cosa che veniva dal cinema, perché rispetto alla televisione di oggi, la televisione che nasce era una televisione rigorosamente scritta. Io mi ricordo, per esempio, una di queste puntate è che la visita di soldati a Cesare Zavattini. Oh, buonasera, tu sei? Marco. Marco, Marco Zavattini. Sì. Il papà c'è? È lì in studio. E la mamma? Sta facendo i tortelli per lei. Ah, allora posso... Si tolga la giacca che fa un caldo in cucina. La conversazione tra Cesare Zavattini e Mario Soldati si svolge secondo una pista che è già stata preordinata. Mi vuoi dire, e lo vuoi dire anche ai nostri telespettatori, il menù del tuo pranzo natalizio? Sono sostanzialmente i tortelli, quelli che hai visto che faceva tua moglie. Che faceva mia moglie. Poi tortelli di zucca, tortelli di cui zucca. Parleremo dopo. Sì. Sì. E poi c'è il cefalo fritto, che è un'altra cosa proprio classica oramai lì al paese nel pranzo di Natale. E poi c'è un dolce che è vecchio anche lui, ed è la spongata. È la spongata. Spongata. È un dolce vecchissimo, come che brucia dei secoli. E come è fatto questa spongata? Come il panforte, ma migliore. Quindi lui aveva, con Zavattini, che non era così pronto alla battuta, la capacità di mettere a proprio agio le persone, che potevano essere Zavattini, ma anche un pescatore del Po. Quello che contava era la fascinazione di soldati. Ti piace pescare? È la mia malattia, lui. È la tua passione? È la mia passione. Cosa c'è, trote? Per pescare bene, forse noi diamo fastidio, no? È meglio che ce ne andiamo? Sì, va bene che andiamo via perché già sentite una. Allora io adesso me ne vado e lascio l'operatore solo, magari se riusciamo a prendere proprio il momento che lei prende una trota. Grazie tanto, Grazie. Arrivederci. Poi c'è stata l'imitazione fatta da Tognazzi e Vianello, fatta bene tra l'altro, e questo voleva dire successo pieno. Inquadrate per favore il pescatore Gaspare Brandolini. Senta, come va la pesca oggi? Male! Perché? Perché il Gesellù! Ah, do fastidio! Mi rovina la pesca, manda via tutto! Va bene, ma si tratta di pochi minuti, poche chiacchiere, così. Soldati si inventa una strana televisione. E si inventa quel punto attraverso la televisione come personaggio pubblico, diventa famosissimo. Raimondo Vianello fa l'imitazione, lui diventa appunto quasi una macchietta televisiva. Io potrei imitare uno che mi ha imitato, ho pensato di fare questo. C'è Vianello che mi ha imitato, tutti l'hanno visto. Potrei truccarmi da me stesso. Come era, cioè magari ci metteva un po' di grinta in più, un po' di brillantezza in più, ma lui a casa era così. Cos'è la salama? Io dirò, spiegherò brevemente. Sì. Qui c'è la salama da sugo ferrarese, la salama da sugo cruda e lì dentro poi farò vedere la salama da sugo cotta. Questa facciamola vedere ai nostri telespettatori, è la salama da sugo ferrarese cruda. È un cibo antichissimo. Già noto ai tempi degli estensi, è un cibo estremamente eccitante, forte. Sì.
potente. Un cibo vigoroso. La salama si chiama, la salama. Salama da sugo. Facciamola vedere ai nostri telespettatori. Il suo però, diciamo così, non tirarsela, non dare lezioni, non posare a grande intellettuale, anzi semmai posare certe volte un po' a clown, è una cosa che lo ha penalizzato e soltanto da pochi anni possiamo, come dire, liberarci delle incrostazioni che anche lo stesso Soldati ha contribuito a creare e dare a Soldati il posto che gli spetta tra i grandi scrittori del Novecento italiano. Soldati, con una certa regolarità, scrive degli Elzeviri che sono una sorta di preistoria del viaggio in Italia alla ricerca dei cibi genuini, come il vino di Carema, ma soprattutto sono importanti perché definiscono un certo tipo di atteggiamento rappresentativo del Soldati scrittore che gira per l'Italia per farla meglio conoscere agli italiani nell'esperienza vinicola e gastronomica che gli italiani possono compiere. Quello che si beve è in relazione a quello che si mangia. È più difficile trovare dei vini genuini che dei cibi genuini, bisognerebbe prima scegliere il vino e poi, secondo i vini che si ha a disposizione, mangiare una cosa o piuttosto l'altra. Vino al vino è un bel viaggio in Italia, non solo nel mondo del vino, perché attorno a una vigna c'è un paese, attorno a un paese c'è una storia, c'è un territorio. L'Italia è l'unico paese al mondo che produce vino in ogni suo più piccolo lenzuolo di territorio. Parlare di vino è un pretesto quando uno è anche giornalista e anche scrittore. E quindi descrive molto bene e in modo non tecnico i vini, cioè non usa il linguaggio di chi ha fatto la scuola sommelier, in genere va per aggettivi emozionali. La cosa più bella del vino romano, del vino dei Castelli, è forse proprio questa, il suo colore nel sole. Si informa sulla provenienza del vitigno, sull'età della vigna, su come con che tecnica è coltivata, come è piantata. Perché l'importante è che tutte queste particolarità geologiche, geografiche, topografiche, sono proprio quelle che rendono possibile la produzione in questo posto di uno dei vini più genuini non solo d'Italia, ma del mondo. Venga, signor Soldati, ecco il vino. Ma questo è un sogno da tanto tempo accarezzato. Bere del vino di questi... Grazie. Bere del vino di questi posti, berlo dove il vino, dove l'uva è stata raccolta, dove è stato vendemmiato, dove è stata pigiata, dove ha fermentato e dove è conservato, perché voi fate tutto qui nello stesso posto, non è vero? Sì. Bisogna che tu vai dal vino, non che il vino viene da te, perché il vino non viaggia, il vino quello vero non è sofisticato, non è addizionato, cioè il vino vero si ferma là, quindi sei te che devi andare a mettere la bocca dove lui c'è. Vino del posto che va bevuto sul posto, questa è la regola aurea. Esce sempre alla fine la simpatia o la nostalgia del vino che si trova solo in quel posto, nei paesi vicini, che non conosce grande distribuzione. C'è un'etichetta ogni tanto, come mai? Quelle sono unicamente per uso nostro, per uso interno, diciamo, di servizio. Non sono per il cliente, no, sono per voi, una ogni tanto per poter riconoscere. Per riconoscere i vini, sì. Seconda regola aurea, il vino buono generalmente è un vino senza etichetta. E c'è sempre questa simpatia estrema per il vino senza etichetta, il vino del contadino, il vino genuino e non inquinato, diciamo, da regole commerciali. Filtri? Niente. Chiarificatori? Niente. Stabilizzatori? Niente, niente di niente. Niente di niente. È così che si fa il vino, niente di niente. Lui era sempre un po' alla ricerca non solo dei cibi genuini, ma alla ricerca sempre spasmodica un po' di tutto, l'essenza della vita.
E indubbiamente il viaggio per lui è stato qualcosa di importante e determinante. È che era un intellettuale non rifugiato sulla famosa Torre d'Avorio, ma che non vedeva l'ora di cominciare un viaggio per pensarne un altro. Questa alternanza dei luoghi in cui Soldati costruisce la propria vita professionale e umana lo porta a Tellaro. La scelta di ritirarsi a Tellaro è un puro caso, per puro caso, perché nel 59 stavano girando il viaggio Chi legge con Zavattini. Io lavoravo per la televisione alla Spezia, nel cantiere di Muggiano, e allora mentre lavoravo lì mia moglie con i miei figli, che erano ancora bambini, sono venuti qua. Siccome è bellissimo, ma in spiaggia c'è tutto, c'è spiaggia e c'è roccia. E allora era ancora abbastanza selvaggio. Era talmente bello, il mare era talmente pulito, meraviglioso, c'era poca gente e tutto. E lui dice, ma noi stiamo qua, ho affittato una casa lì. Nel 62 ne ho affittata un'altra, che è l'attuale, dove tanti anni sono stato in affitto e poi dopo sono riuscito ad acquistarla. È una bella casa piena di libri, ci sono stato, e soprattutto di una quantità di centinaia e centinaia di taccuini, che erano quelli su cui aveva preso appunti qualunque cosa stesse facendo, si trattasse di un film o del viaggio sul Po o di un romanzo da scrivere. Materiale in abbondanza in questo senso. Ogni anno comprava un taccuino nuovo, speciale, inglese, della Smithson, in cui si scriveva tutto, poi l'anno dopo arrivava da Londra di nuovo sto taccuino. Io ero andato a intervistarlo e a un certo punto, mangiando, io feci un gioco di parole, non me lo ricordo, lui disse, momento, come hai detto? Dico, così, adesso lo trascrivo, dicendo, può sempre servire. In sostanza una sorta di interfaccia attraverso la scrittura del rapporto immediato di Soldati con la realtà e la vita. Guardo queste poche sillabe scritte a lapis. Le fisso a lungo come per ritrovare nella grafia il riflesso della mia felicità in quel momento lontano. Se dovessimo definire con una parola Mario Soldati, forse dovremmo dire che è stato un viaggiatore, è stato un grande viaggiatore in tutti i sensi, un viaggiatore delle forme espressive, della letteratura, del giornalismo, del cinema, della televisione, poi anche un viaggiatore fisico, uno che ha attraversato l'Italia e che è stato un viaggiatore non solo riguardo all'Italia ma in tutto il mondo. Quindi uno può dire, ma Soldati è cinema, Soldati è letteratura, Soldati è televisione. Allora io affermo che a lui la cosa che gli interessava di più, per cui io penso che lui sia veramente straordinario, è la letteratura. Mario era uno scrittore e poi ha fatto il resto perché era un uomo moderno. Credo che le ragioni della modernità di Soldati si trovino innanzitutto da un punto di vista culturale, e la sua capacità appunto di aderire, reinterpretare, rielaborare, innovare forme comunicative nuove. E questa credo che sia uno degli elementi di maggiore attualità e vitalità della sua figura. In quanto alla domanda chi sono io, una domanda alla quale non è soltanto difficile di rispondere, ma direi che è impossibile finché uno è vivo. C'è un sonetto che studiano i nostri ragazzi anche nelle scuole medie, un sonetto dell'Alfieri, a se stesso, dove l'Alfieri tenta il proprio ritratto. Il sonetto finisce così. Uom, sei tu grande o vil? Muori e il saprai. Grandissimo scrittore, vinse anche il premio Strega con Lettere da Capri, grandissimo regista, ma Mario Soldati fu per tutti gli italiani soprattutto una terza cosa, fu attraverso il suo lungo viaggio lungo la Valle del Po, girato agli albori della televisione nel 1957, fu un personaggio conosciutissimo, forse l'unico nel Novecento ad assommare tre dimensioni, quella del grande divulgatore televisivo, del grande regista, del grande scrittore, ed è raro ancora nel secolo successivo che qualcuno riesca a essere, come Mario Soldati, tutte quelle tre cose insieme.